Questo è il modello a cui mi ispiro per valorizzare l'area della sede, perché non si può fare un progetto bello senza che la città ha una ricaduta di ricchezza occupazionale in un momento dove... Allora, siamo con il candidato a sindaco del centro-sinistra Vincenzo Figliolia e con il candidato al consiglio comunale per il PD Domenico Pennacchio. Allora, Vincenzo Figliolia, in questi giorni tiene banco la questione della discarica a Quarto. Come stanno le cose? Secondo lei si riuscirà a scongiurare il pericolo? Io, insomma, innanzitutto stabiliamo di chi è la responsabilità. La responsabilità è di chi ha individuato in questo piano regionale attuativo del commissario Verdè. C'è una chiara, insomma, volontà da parte del Presidente della Giunta regionale Caldoro nell'individuazione della cava del Castagnaro. Tra l'altro ritengo in maniera anche impropria e scorretta, perché è emerso ieri pomeriggio in prefettura durante un incontro col prefetto che il prefetto, chiarendo e confermando che l'interlocutore non era lui, perché lui era esecutore di una lettera che il Presidente della Giunta regionale il 10 aprile in piena campagna elettorale aveva inviato alla Prefettura per far partire l'esecutività dei carotaggi alla cava Castagnaro. Io penso che Pozzulli già ha pagato. Noi del centro-sinistra, io come candidato a sindaco, riteniamo che Pozzulli ha pagato per quasi un secolo la discarica di pianura, con tutti i rifiuti che venivano da Napoli e dalla provincia di Napoli, ma anche quelli tossici da tutta Italia. Poi a sud abbiamo un'ulteriore bomba ecologica che è il depuratore di Cuma, dove sversano tutti i comuni di Napoli, della provincia, dell'entroterra giuliana e quant'altro. Lo stop ai carotaggi può essere un segnale positivo? Beh, io penso che c'è in questa riunione di stamattina il detto del non detto. Io penso che sicuramente il prefetto ha detto che è tutto da stabilire in data da destinarsi, ma io so per certo, da un incontro che ho avuto stamattina con i deputati del Partito Democratico e dai consiglieri regionali, che esiste una relazione tecnica che dice che la cava del Castagnaro, nella cava del Castagnaro, in quella di Santa Anastasia, non ci sono le regole, i principali, insomma, come dire, fatti idrogeologici che possono consentire la realizzazione della cava del compostaggio. Io penso ovviamente che in questa partita, oltre alla classe dirigente che si candida a governare la città tutta si deve mobilitare, perché Pozzulli non può più essere prevaricata nelle scelte, non può essere più che i poteri commissariali o altri decidono. Io ritengo in maniera, diciamo, responsabile che c'è un problema dei rifiuti, quindi un'amministrazione che si candida deve mettere in campo un ciclo virtuoso dei rifiuti, partendo dalla raccolta differenziata. Poi, insomma, se devo decidere, se nel caso, come spero, che questa città ci premierà a governare la città, sarà il comune di Pozzulli a decidere quello che cosa ritiene opportuno fare. La città storica, millenaria, 90.000 abitanti, non sono altri enti sovraordinati che devono prevaricare su una classe dirigente che negli... Ovviamente c'è un problema che sto tentando di far emergere. Pozzulli ha avuto un problema di classe dirigente negli ultimi 2 anni e questi sono i risultati e la città lo deve sapere. Allora, Pennacchio, oltre 1.000 persone stasera all'apertura della sua campagna elettorale. Si aspettava da questa gente? Sicuramente sì. È frutto di un lavoro, anche se sono stato consigliere comunale solo per pochi mesi, evidentemente la gente ha apprezzato il mio impegno e la mia voglia di fare per questa terra. Quali sono i punti fondamentali del suo programma? Sicuramente lo sviluppo per questa terra che amo moltissimo, perché la voglio una terra che stia bene, voglio una terra che i cittadini possano lavorare e avere un futuro sicuramente migliore. Voglio che i servizi
siano migliori, voglio l'organizzazione della macchina comunale, perché è da lì che si parte appunto dalla classe dirigente che possa portare avanti i servizi a favore della cittadinanza. Con un occhio di riguardo anche per le periferie? Sicuramente le periferie mi sono molto a cuore, perché io comunque ho sempre vissuto in periferia e a Monteruscello, e le periferie, voglio che la periferia in genere, oltre Monteruscello, compreso Toiano, Licola e Ragnano, siano un motore, un volano che possa portare avanti tutti i progetti insieme a quelli del centro storico, un progetto migliore che possa dare sicuramente un benessere a questa città.